Nel 2017, in occasione del suo 50° anniversario, il produttore taiwanese di due ruote Quang Yang ha voluto mostrare di cosa è capace in termini di tecnologia e design con lo scooter sportivo da turismo Kimco AK550. Sei anni dopo, l'azienda presenta ora l'ulteriore sviluppo premium dello scooter, che costa oltre 12.000 euro, come modello di punta. Oltre alle abbondanti prestazioni e alla tecnologia solida e di alta qualità, viene aggiunta l'elettronica modificata. Il clou è il primo ABS cornering su uno scooter. Il pioniere dell'epoca nell'integrazione dello smartphone del conducente nell'architettura del veicolo si posiziona, così in prima fila tra gli scooter di fascia alta. Nel frattempo, ci si è abituati al display centrale rotondo nudo e nell'abitacolo su diversi modelli Kimco. Lì, il conducente può visualizzare la navigazione, le informazioni meteo o altre informazioni che ha selezionato sul suo smartphone. Può passare da un livello di informazioni all'altro premendo un pulsante sul lato destro del manubrio. Su richiesta, è possibile segnalare anche brevi messaggi in arrivo, ma vengono visualizzati solo quando il veicolo è fermo. Il sistema può essere certificato per essere pronto per l'uso pratico. Come svantaggio, scaricare le mappe Kimco per la navigazione non è economico. Al di là della rete di informazioni, il Kimco AK550 è uno scooter da mezzo litro molto potente, ben equipaggiato e ben equipaggiato. Il motore ha due cilindri in linea con una cilindrata di 550 cm3 eroga ben 37,5 kW/51 curriculum, mentre la trazione posteriore è assicurata da una cinghia di distribuzione di facile manutenzione. Per una distribuzione equilibrata dei pesi, non c'è il forcellone della trasmissione, il motore e il cambio sono stati installati il più avanti possibile. La spina dorsale dell'AK550 è un telaio in alluminio e anche il forcellone posteriore è in lega leggera. Rispetto al 2017, il già ottimo impianto frenante è stato nuovamente aggiornato. Le pinze anteriori a quattro pistoncini sono ora Brembo e montate radialmente. Ed è presente anche un sistema ABS, Advanced Intelligent Brake System, attualmente un punto di forza unico. È stato sviluppato insieme a Bosch e garantisce la funzione ABS anche in curva. In termini di dinamica di guida, l'AK550 è un bersaglio. Sia la stabilità di guida in curva che la velocità massima di 160 km/h sono convincenti. E anche la capacità in curva del telaio perfettamente bilanciato incoraggia una guida molto veloce. Il parabrezza regolabile offre notevoli vantaggi in termini di comfort. L'elevato angolo di piega aiuta il pilota a essere su strada nel tipico stile motociclistico. Picche il variatore reagisce in modo molto spontaneo e porta rapidamente il motore a coppia elevata nella gamma, di alta potenza. Il Kimco AK550 colpisce per la sua magnifica dinamica di guida. Le sospensioni sportive sono bilanciate. Il pilota è ottimamente sistemato, perché sia il sedile stesso che l'ergonomia sono di primo ordine. Il tunnel centrale molto ampio restringe leggermente lo spazio per i piedi, ma l'ergonomia è assolutamente riuscita nel complesso e quindi adatta alle lunghe distanze. Gli specchietti, montati su lunghi stabilizzatori, sono in ottima forma. Non ci si può lamentare della dotazione del modello di punta Kimco, le manopole riscaldate sono di serie, la pressione degli pneumatici è monitorata e visualizzata elettronicamente, il sistema keyless facilita l'avviamento e il bloccaggio del monopattino e il parabrezza può essere regolato, elettricamente anche a velocità molto elevate. Due vani portaoggetti con opzione di ricarica UBS. Quattro pulsanti facili da usare per l'apertura dello sportellino del serbatoio del carburante, il sedile incernierato anteriormente e varie funzioni del cockpit, lo schienale regolabile e l'altezza ridotta del sedile garantiscono il comfort. Da solo, non è dotato di riscaldamento dei sedili per le giornate fresche. Gli sviluppatori di Kimco hanno messo a punto il design già di successo, la parte anteriore, guarnita con accattivanti luci diurne, sembra spesso assomigliare a una motocicletta ai veicoli in arrivo, che molto spesso alzano la mano sinistra in segno di saluto. Ma la 550 ha anche un aspetto molto chic dal lato e la parte posteriore è comunque di una classe a sé stante.
Come conducente, puoi anche essere pienamente soddisfatto dell'autonomia e dei consumi. Con uno stile di guida gassoso, il consumo di carburante è leggermente superiore alle specifiche standard di 4,6 litri / 100 km, ma con uno stile di guida scorrevole, puoi facilmente cavartela con il valore standard. In pratica, il serbatoio da 14,5 litri offre un'autonomia da 250 a quasi 300 km. Il nuovo Kymco AK550i Premium non è un affare a 12.200 euro. Tuttavia, devi guardarlo relativamente, dopo l'uscita di produzione della BMW C650, ha solo un concorrente di Yamaha. E non costa meno di 13.900 euro, ma viene comunque fornito senza parabrezza regolabile elettricamente, cruise control e poche altre chicche. So, 3, 2, 1, ab geht das Füchschen. So, gib alles. Schalten muss ich nicht. 80, 90, 100. Ja, das war's schon. 3, 2, 1, los geht's.